Queste 28 tonnellate le faccia spedire subito ai 7 grossisti del Lazio. Sì. E telefoni al dottore il quantitativo esatto che tocca a ciascuno. Capito? Va bene. 28 tonnellate ai 7 grossisti del Lazio. E qui ci voleva una calcolatrice. Lei, signorina, è calcolatrice? Calcolatrice io? Si figuri che il mio fidanzato è disoccupato. Ma no, cosa ha capito? Volevo dire se mi può aiutare a fare i calcoli. Non sono mica un'infermiera io. Vabbè, ho capito, qui ci vuole una bella divisione. Dunque, 28 tonnellate diviso 7 grossisti. 7 nell'8 ci sta una volta. 1 per 7 è 7, 7 da 8 1. Abbasso in 2, il 7 in 21 ci sta 3 volte. 13 tonnellate per 1. Porca miseria, mi sembra un po' troppo 13 tonnellate su 28. Facciamo la prova, va. 13 per 7, 3 per 7, 21. 1 per 7, 7, 7, 1, 8, 28. Eppure giusta. Lei mi ha seguito, signorina? Gliel'ho già detto che sono fidanzata. Uffa, con sto fidanzato. E poi basta che sommi 7 volte 13. Non ci avevo mica pensato. 13, 13, 13. 13, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 è giusta. Pronto, dottore? È Tognazzi? Dunque, delle 28 tonnellate ai 7 grossisti del Lazio ne toccano 13 tonnellate a testa. Ho fatto i calcoli proprio adesso anche col fidanzato della signorina. Di che ufficio è lei? Contabilità. Bravo, se non ha licenza in tronco, ringrazi la sua buona stella. Subito, dottor Negroni.